Siracusane. Un lungo corteo ha sfilato questa mattina per le strade di Siracusa chiedendo a gran voce il salvataggio del polo petrolchimico. Alla mobilitazione generale organizzata da CGIL e CISL hanno partecipato qualche migliaio di manifestanti, tra lavoratori, studenti, pensionati, oltre ad una delegazione di Confindustria e delle associazioni di settore. Dal palco in piazza Archimede è stata rilanciata la necessità di un piano di sviluppo che vada oltre l'attuale crisi Lukoil e garantisca investimenti per le bonifiche, riconversione industriale e transizione ecologica. Il nostro distretto industriale può trasformarsi in uno straordinario e strategico hub industriale, sostenibile finalmente, e sottolineo finalmente, sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale e produttivo. E questo va fatto ora, subito, non domani. In queste ore altri compagni e amici di CGIL e CISL sono sotto il Ministero, dove si sta discutendo della vicenda Lukoil. Anche lì le nostre bandiere sventolano al vento. Attendiamo risposte. Lukoil non chiude, questo impianto non chiude per una serie di ragioni tecniche e anche economiche. Le ragioni tecniche sono dovute al fatto che comunque c'è un'attività di stoccaggio che è stata fatta e che permette di coprire le prossime settimane e i prossimi mesi. Il tavolo ministeriale, ho avuto occasione di parlare con il ministro due giorni fa, fisserà oggi definitivamente quelle che sono le prospettive che ciascuno dei soggetti coinvolti richiede. Ci sono diverse possibili soluzioni, non domani ma di qui a 4-5 mesi, che possono riguardare o il rifinanziamento di questa attività con una parte di sostegno pubblico, con un investimento ponte, o anche trasformazione di tipo proprietario. In questo secondo caso, ovviamente, con l'attivazione della Golden Power, cioè della regola che permette al governo italiano, per motivi di sicurezza, stabilità occupazionale, socio-economica, ma anche di approvvigionamento, di imporre ad eventuali acquirenti una serie di condizioni. Ci sono anche altre opzioni possibili. Io quello che posso dire è che noi da opposizione siamo presenti qui oggi non soltanto sul tema specifico della Lukoil, sul quale io sono ottimista, ma più in generale per il rilancio di questa zona industriale sotto il profilo occupazionale e ambientale. Quindi è importante la data di oggi, si va oltre il 5 dicembre, però quello che è più importante è costruire insieme un futuro credibile di trasformazione dell'intera area. Ma io credo che innanzitutto serve l'unità da parte di tutte le forze politiche, di opposizione, di maggioranza, a sostegno del governo, affinché questa vertenza finisca bene. 10.000 posti di lavoro in un periodo di crisi, con l'inflazione alle stelle, che colpisce già i lavoratori che fanno la spesa al supermercato con lo stesso stipendio quando ce l'hanno, ma con i prezzi che crescono. Io credo che 10.000 posti di lavoro che si perdono non ce li possiamo permettere, per cui daremo una mano e supporteremo il governo in tutte le azioni che vorrà fare. Speriamo agisca in fretta.